sul canale satellitare della Camera dei Deputati. L'odierna audizione sarà svolta consentendo anche la partecipazione da remoto. L'ordine del giorno della seduta odierna reca lo svolgimento dell'audizione informale in videoconferenza del direttore Public Affairs di ENI, Lapo Pistelli, nell'ambito della discussione congiunta sulle risoluzioni Formentini, Zucconi e Olgiati in merito alla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed. A nome anche della Presidente Nardi, saluto il dottor Pistelli e lo ringrazio per la disponibilità a intervenire nella seduta odierna. Ricordo che le Commissioni hanno svolto l'11 maggio scorso le audizioni di rappresentanti del think tank ECCO, nonché del professor Nicola Armaroli, e che altre audizioni sono previste per le prossime settimane. L'audizione potrà contribuire ad evidenziare il punto di vista della maggiore azienda strategica italiana, l'ENI, e che possiede moltissimi giacimenti nell'area fra Libano, Cipro, Grecia ed Egitto, quindi il punto di vista dell'ENI è particolarmente significativo. Fra questi bacini ricordo Zohr, ad oggi di gran lunga il più ricco del Mediterraneo, e Nour, che secondo alcune stime potrebbe essere addirittura avere addirittura una capacità tripla di Zohr. Entrambi sono in questo egiziani. Detto questo, do la parola al dottor Pistelli perché possa fare la sua audizione. Prego, Pistelli. Presidente, grazie per questa opportunità. Un saluto a lei e a tutti gli onorevoli deputati che sono o lì in presenza o collegati. Sarò molto breve perché so anche che il tempo a nostra disposizione è estremamente limitato e parto da un'affermazione che vorrei, diciamo, sottolineare perché ho visto stamani mattina, in alcuni lanci di agenzia, ma un po' nel dibattito corrente. Tendono a reiterare un errore, ovviamente in buona fede, ma un errore. Così come ENI non è, diciamo, coinvolta nella gestione di un altro gasdotto importante come il TAP, ma opera, diciamo, i due gasdotti dal sud dell'Italia, quindi quello che viene dall'Algeria e quello che viene dalla Libia. Così, fin dall'inizio del dibattito sull'EastMed Pipe, cosiddetto, ENI non è mai stata parte di questo progetto come azienda. Quindi, evidentemente abbiamo una posizione importante nel bacino dell'EastMed, ma non siamo mai stati industrialmente associati, neanche quando il dibattito nacque alcuni anni fa. Da un punto di vista della presenza, mezzo minuto per confermare quello che lei diceva, noi al momento siamo sicuramente il principale operatore nel bacino del Mediterraneo orientale, che in larga misura è composto dalle risorse egiziane per le quali siamo il primo operatore. Non abbiamo in questo momento interessi materiali e dunque partecipazioni nell'offshore israeliano. Abbiamo dei titoli minerari e alcune attività esplorative in corso fra Cipro e Libano, ma come gli onorevoli deputati sanno, sia nel caso di Cipro che nel caso del Libano, siamo davanti o a delle scoperte non ancora sviluppate o ancora a delle ipotesi esplorative. Quindi sostanzialmente il bacino è molto promettente, potrebbe essere molto promettente, ma al momento le risorse concretamente connettibili sono soltanto quelle egiziane e quelle israeliane. Per quanto riguarda nel concreto l'EastMed Pipe, avendo letto i testi delle tre risoluzioni, mi sento di dire che condividiamo alcune delle considerazioni svolte nei considerando di alcune di queste risoluzioni che mettono in evidenza come fin dal tempo in cui il governo, credo nel 2015 o 2016, ha dato supporto politico e sostegno agli studi di fattibilità dell'EastMed Pipe, che poi sono stati anche inseriti fra i progetti di interesse comune europeo, esistano sicuramente delle, diciamo, criticità da superare. Il primo è quello della lunghezza, sarebbe una delle più lunghe pipe offshore in questo momento, diciamo, immaginabili con i suoi 1900 chilometri e alcune difficoltà tecniche. Ci sono tratti di profondità subsea che arrivano fino a 3000 metri, che dunque, insomma, non consentono di definire l'EastMed Pipe come una infrastruttura semplice da realizzare. Ma devo anche dire che quando poi vi è stato un affievolimento dell'interesse rispetto a questa infrastruttura, quindi negli anni immediatamente precedenti alla crisi che stiamo fronteggiando, due elementi utili forse per la Commissione, per le proprie riflessioni.
sono state il primo, il fatto che immaginare una infrastruttura mentre decollava il dibattito sulla transizione energetica ha fatto ritenere a molti che, come dire, il rischio per un potenziale East Med Pipe sarebbe stato quello di diventare, nell'arco di un tempo troppo breve, uno stranded asset, quindi dunque una pipe superata dai tempi della transizione. E il secondo elemento di perplessità che l'industria aveva in quegli anni è stato invece il tema del come ripagare l'infrastruttura, atteso che fino al decollo dei prezzi del 2021 il prezzo del gas era estremamente basso, estremamente conveniente, e dunque il tempo di payback di un'infrastruttura così importante, stimabile magari tra i 10 e gli 11 miliardi di dollari, realisticamente sarebbe stato eccessivamente lungo. Vedo che adesso l'interesse è rinato a seguito della crisi energetica europea e quindi della necessità di diversificare i punti di approvvigionamento. Su questo vorrei però, diciamo, svolgere due ulteriori punti molto brevi. La prima è che mi pare che i testi delle risoluzioni non abbiano ancora considerato un tema di criticità geopolitica aggiuntiva che non vi era magari 5 anni fa, e che è la postura turca nel bacino dell'ISMED. Voi sapete che la Turchia ha avanzato pretese di delimitazione, diciamo, delle acque territoriali, delle zone di interesse economico esclusivo, eccetera, che renderebbero oggi il tragitto immaginato un tragitto probabilmente interferente con alcune di queste pretese. Dunque, se il decollo vero e proprio dell'ISMED è stato oggi un decollo a metà, perché è un decollo che ha riguardato soprattutto l'interazione, storia di successo fra Israele ed Egitto e Giordania, ma non ha ancora coinvolto la parte nord del bacino, quindi la parte cipriota e la parte turca, diciamo che la postura turca degli ultimi anni non rende facilmente aggirabile questo ostacolo geopolitico. La seconda considerazione che invece volevo fare è, credetemi, puramente industriale, quindi ovviamente ogni valutazione sulla opportunità italiana di rinnovata partecipazione a questo progetto deve avvenire su basi politiche, il mio è un punto di vista puramente industriale. Negli ultimi anni tendenzialmente l'interesse del mercato è andato verso terminali di liquefazione e rigassificazione, per la semplice circostanza che il gas è diventato, un po' come il petrolio negli ultimi anni, un mercato sempre più liquido, dove dunque le opportunità di commercializzazione cambiano di momento in momento a seconda dei paesi che offrono, dei paesi che chiedono. Un'infrastruttura come un tubo invece è una tipica connessione rigida punto a punto. E dunque, in un mercato che diventa sempre più flessibile e liquido, rischia di essere in qualche modo una scelta un po', diciamo, fuori tempo, se mi si consente di dire così. L'altro elemento, il secondo elemento che volevo, sempre dal punto di vista meramente industriale, mettere all'attenzione della Commissione, è il confronto fra il costo ipotizzato, dell'Eastman Pipe e le potenziali alternative industriali. Al momento voi sapete che i due impianti di liquefazione di Idco e Damietta sono in grado di processare circa 17 miliardi di metri cubi di gas, cosa che questo numero va confrontato con la potenziale capacità del pipe che è stato ipotizzato, che è di circa 10 miliardi di metri cubi. Quindi già i due rigassificatori e i due liquefattori egiziani hanno una capacità che è grosso modo quasi doppia, insomma non proprio doppia, della pipe ipotizzata. Allora, il tema è, volendo trarre il massimo profitto per la sicurezza energetica italiana ed europea dalle risorse attualmente disponibili scopribili nel bacino, se vi siano ipotesi industriali più facilmente percorribili. Allora, mi permetto soltanto di far notare alla Commissione che, ad esempio, la costruzione di treni di liquefazione addizionali degli impianti esistenti in Egitto, in Idco e Damietta, avrebbero un costo di realizzazione probabilmente pari alla metà della pipe ipotizzato. Quindi, per concludere, l'iniziativa nata ormai 5-6 anni fa, quasi 7 anni fa, se non sbaglio, è un'iniziativa che ha avuto un indubbio valore politico, perché, ad esempio, è un'iniziativa che ha permesso, tramite un grande protagonismo di Israele, di una energy diplomacy israeliana, di far ragionare i paesi dell'area su uno sviluppo congiunto e cooperativo delle risorse. Infatti, a valle di questi 7 anni, la miglior storia di successo è esattamente la cooperazione energetica fra Israele ed Egitto, che è molto, diciamo, molto, molto fruttuosa.
Detto questo, se si immagina di poter avere una via di approvvigionamento da quel bacino utile per la sicurezza energetica italiana, soprattutto in questo tempo di crisi, è plausibile affermare che vi sono magari delle alternative che potrebbero essere più economiche e arrivare, diciamo, on stream in un tempo molto più rapido di quello che si immagina. Ovviamente la costruzione dell'Eastern Pipe richiederebbe ancora, immagino, un discreto tempo per essere studiata e affinata nei dettagli, oltre che un certo tempo per essere concretamente realizzata. Ovviamente i governi interessati dovrebbero poi trovare le risorse e i soggetti industriali disponibili a partecipare. Ribadisco che noi nel bacino siamo upstreamer, quindi non siamo in qualche modo coinvolti in progetti di trasporto del gas medesimo. Credo con questa affermazione di poter terminare, diciamo, il mio contributo, ovviamente restando disponibile per ogni domanda da parte dei commissari. Grazie, mi pare chiaro nelle Presidente valutazioni e Fassino, se è obiezioni. possibile. Prego, Vianello. Lucconi. Grazie Presidente. Shh, per favore, no, no, no. Ringrazio dell'intervento molto chiaro e preciso. Anche questa terza audizione, come le due precedenti, di fatto hanno messo in evidenza, diciamo, l'inconsistenza, l'inutilità di andare a realizzare questo gasdotto rispetto a altre soluzioni che il governo già sta vagliando. Io volevo chiedere in merito al tipo di gas, ecco, qual è la differenza qualitativa tra il gas russo rispetto a quello di giacimenti egiziano e israeliano? E vorrei anche chiedere, visto che comunque qui siamo in ambito di cercare di affrancarci, cioè queste sono iniziative che sono a valle della decisione di affrancarsi dal gas russo. Quali sono per quanti metri cubi annui sono i contratti a lungo termine che Eni ha con Gazprom attualmente? Sappiamo da una precedente audizione che ce n'è almeno uno fino al 2036. E cosa comporterebbe da parte di Eni o dell'Italia interrompere questi contratti? Vorrei anche chiedere, visto che è un tema che è uscito ultimamente in questi giorni, e insomma, questa è l'occasione migliore per fare chiarezza, se Eni aprirà i conti presso Gazprom Bank per i pagamenti del combustibile secondo lo schema proposto dalla Russia, e se sì, quando? Quindi mi limito a queste tre domande. Grazie. Prego, Zucconi, da remoto. Grazie Presidente. Sì, io ho apprezzato molto la relazione del dottor Pistelli. La domanda è una sola, perché è chiaro che questo atto di indirizzo in qualche modo vuole porre l'accento sulle difficoltà di approvvigionamento di gas da paesi che sono sotto regimi autoritari o comunque presentano una certa instabilità. Quindi, la domanda che le faccio è susseguente alla sua relazione e nel chiederle se una interconnessione elettrica, prevedendo quindi lo sviluppo di energia già nella zona compresa dall'ISMED, potrebbe essere una valida alternativa nel caso in cui si dovessero apprezzare definitivamente tutte le obiezioni che ha sollevato. Grazie. Grazie. Onorevole Benamati, da remoto anche lui, credo, no? Sì, prego, Benamati. Riaccendere il microfono. Sì, grazie Presidente, sono da remoto, se non le dispiace tengo la connessione staccata video per motivi di debolezza della connessione. Io voglio semplicemente chiedere, perché vorrei che fosse poi chiaro ad ogni collega, perché ho la memoria storica di quanto successe nella scorsa legislatura. EastMed è stato richiamato dall'audito, era un progetto anche allora ritenuto strategico. Ciò che bloccò alla fine il progetto, l'attuazione, il ministro Calenda si era già detto disponibile a sostenere questa operazione. Ciò che bloccò la progettualità
il procedere di questa iniziativa furono due questioni principali: gli alti costi connessi alla realizzazione, che con i prezzi correnti del gas non avrebbero consentito un autofinanziamento dell'opera, ma avrebbero richiesto un riversarsi dei prezzi e quindi delle spese conseguenti sulla bolletta, e la seconda, il tema della reale disponibilità della materia prima per alimentare questa infrastruttura. Allora, io oggi vorrei che il dottor Pistelli, che ha per caratteristica di ENI una visione di sistema della zona, chiarisse bene questo punto. Lo ha già fatto, ma credo che sia il punto più rilevante di tutta la nostra discussione, perché al di là della lunghezza, delle difficoltà tecniche, degli elevatissimi costi, che probabilmente anche qui una parte sicuramente dovranno essere sostenuti dai consumatori, perché credo che se non saranno costi elevatissimi quelli del gas e se avremo un abbassamento dei costi gas, il recupero dell'investimento richiederà comunque un concorso delle bollette. Il tema vero, come veniva richiamato anche da chi mi ha preceduto, dal collega Zucconi, è quello della disponibilità della materia prima. Le difficoltà ci sono note, quelle tecniche, quelle politiche con la Turchia, ma siamo in grado ad oggi, con le riserve accertate e disponibili per essere trasportati su questa struttura, di realizzarla con la garanzia che essa potrà funzionare in maniera corretta. Secondo punto, le prospettive, se questo non fosse, le prospettive di accertamento delle risorse esistenti, le prospettive di collegamenti con quanto si sta facendo, perché vedo che già ovviamente l'Egitto ha quantità assolutamente elevate di gas che sta trattando col GNL. Le prospettive di ricerca nell'area possono essere tali da soddisfare le capacità di trasporto di questo gasdotto? Perché poi alla fine di tutta la questione credo che il problema vero stia qui, e a noi poi serve una valutazione di carattere politico, ma sui dati tecnici e di fattibilità dell'opera. Grazie, onorevole Sut. Grazie Presidente, ringrazio anch'io il dottor Pistelli per l'intervento che pressoché ha confermato le criticità, insomma, che sono state sollevate anche nelle due precedenti audizioni del think tank ECO e del professor Armaroli. E una cosa ulteriore chiedo, l'avevamo discusso appunto anche l'altra volta, evidenziato sempre gli stessi soggetti della difficoltà di realizzazione, ma chiedo anche dal vostro punto di vista. Si parla molto della possibilità di questo progetto, qualora venga realizzato, che possa essere utilizzato anche per l'importazione di idrogeno. Gli auditi della scorsa audizione hanno confermato dell'enorme difficoltà di realizzazione di questa cosa, anche sotto il profilo degli enormi costi, di cosa vuol dire trasportare un gas come l'idrogeno, che sicuramente è molto più conveniente, facile e dovrebbe essere così produrre l'idrogeno il punto più vicino possibile dell'utilizzo, cosa per questo perché il trasporto dell'idrogeno è estremamente difficile e costoso. Quindi una considerazione anche sotto questo punto di vista le chiedo. Secondo, visto che ha parlato anche di GNL, chiedo quali sono i piani, i progetti nel bacino del Mediterraneo e che livelli di prezzi immaginate si possano avere. Grazie. Onorevole Formentini. Moto, Formentini. Ci sono, stavo cercando di attivare il video, Presidente. Prego. Buongiorno. Io chiederei i lati positivi che invece vede dell'opera l'audito. In particolare, non ritiene sia un vantaggio che il gasdotto percorra il territorio, le acque territoriali di tre democrazie,
Israele, Cipro e la Grecia, non è questa una novità nel panorama dell'approvvigionamento energetico italiano? E non consentirebbe proprio quella diversificazione non solo delle fonti ma anche dei canali di approvvigionamento della quale l'Italia ha estremamente bisogno? Ha accennato alla criticità ben nota delle acque territoriali turche non riconosciute ovviamente dalla Grecia e da Cipro. Beh, però c'è anche un riavvicinamento, andrebbe detto per correttezza, tra Israele e la Turchia. C'è stata la visita del presidente Erdogan e poi in Turchia e poi anche la visita del ministro degli esteri turco in Israele. Crede che possa evolvere in senso positivo il panorama geopolitico tra Israele e la Turchia? Citava alternative più economiche, però anche qui non sono stati sottolineati i vantaggi del gasdotto Ismet, per esempio il fatto che la fornitura sarebbe costante, mentre con i rigassificatori non è possibile assicurare altrettanta costanza della fornitura, ma soprattutto dei prezzi. Grazie. Onorevole Quartapelle. Grazie, solo una domanda più di carattere geopolitico. È chiaro che la vicenda russa congela, la vicenda del conflitto, della guerra russa contro l'Ucraina congela le relazioni della Russia con l'Europa continentale per molti anni a venire e che quindi ci sarà un riorientamento anche della geopolitica del gas, in cui il nostro paese può svolgere un ruolo come hub dei vari ritrovamenti di gas della regione del Mediterraneo. Ora, tenuto conto di tutte le difficoltà che sono state evidenziate nel corso dell'audizione, vorrei capire però se un gasdotto favorisce o invece diminuisce l'interesse dell'Italia come hub rispetto agli altri paesi dell'Europa continentale. Cioè il gas non arriverà più da est, non arriverà più da nord, ma deve arrivare da sud. L'Italia è in un punto strategico. Quali sono le migliori infrastrutture per sfruttare questo ruolo? È meglio il gasdotto o sono meglio i rigassificatori? Grazie. Grazie. Altri colleghi? Io non ho altri colleghi, quindi darei la parola a Pistelli, ponendo io una domanda aggiuntiva che non è sull'ISMED. Siccome abbiamo qui l'occasione di avere appunto uno dei massimi dirigenti dell'ENI, se in coda alle risposte che Pistelli potrà dare ai quesiti posti dai colleghi, ci fa un rapido aggiornamento sulla strategia ENI per diciamo la diversificazione degli approvvigionamenti energetici conseguenti alla crisi russa. Grazie. Prego, Lapo. Grazie Presidente, grazie ai colleghi, agli onorevoli deputati che sono intervenuti. Domande molto diverse fra di loro. Vi ringrazio, diciamo, della stima preventiva per le valutazioni che mi chiedete di carattere geopolitico, ma vorrei cercare di rimanere il più possibile nel perimetro del tema dell'audizione. Per quanto riguarda il tema delle risorse disponibili, allora ci sono stime dello US Geological Survey che davano il bacino dell'ISMED come un bacino potenzialmente di grandissima potenzialità, ma devo anche dire che ovviamente lo sviluppo di questa potenzialità dipende molto dai tempi, dai framework contrattuali, dalle capacità che ogni paese ha di mettere in qualche modo condizioni favorevoli, plausibili per lo sfruttamento di queste risorse. In questo momento diciamo esiste un fratello maggiore, mettiamola così, in quest'area, che ovviamente è l'Egitto. L'Egitto, giusto una nota storica, perforò il suo primo pozzo petrolifero nel 1861, cioè quando ancora l'Italia non aveva raggiunto la sua unità nazionale. Questo per dire quanto in quel paese siamo davanti a un'industria dell'energia matura, esperta, ricca di competenze e che continua a tasso costante a favorire le esplorazioni sia onshore che offshore. Quel paese però ha anche una straordinaria dinamica demografica,
straordinaria dinamica demografica, non soltanto negli ultimi 30 anni, ma anche nei prossimi 30, e dunque deve continuare a tenere un ritmo notevolmente, un ritmo alto delle esplorazioni e delle scoperte, perché è anche da soddisfare una crescente domanda interna, che non è soltanto una domanda di energia base, cioè diritto all'energia come diritto alla lampadina in casa, ma un'energia densa, cioè un'energia atta anche a favorire lo sviluppo industriale. Per quanto riguarda invece gli altri paesi del bacino, siamo davanti, però con l'eccezione di Israele, a delle potenzialità, nel senso che Cipro ha già, diciamo, verificato la presenza di alcuni giacimenti con valore commerciale, addirittura Afrodite fu uno dei primi scoperti ormai più di 10 anni fa, vi sono state scoperte interessanti da parte di Exxon e una scoperta da parte di Eni, e saranno nelle prossime settimane in corso delle campagne esplorative per, diciamo, quantificare in modo più esatto qual è la portata di questi giacimenti. Per quanto riguarda il Libano, ancora le attività sono esplorative, ma non hanno ancora dato origine a scoperte di carattere commerciale. Quindi un potenziale sviluppato in modo molto diverso e con tempi molto diversi dai paesi del bacino. Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è che ovviamente per il bilancio energetico di ogni singolo paese, poiché nel caso del Libano, nel caso di Cipro, nel caso di Israele, parliamo di paesi demograficamente di taglia media o medio-piccola, in quelle circostanze anche una scoperta non enormemente significativa consente uno spazio per l'export, mentre un paese come l'Egitto, con i suoi 100 e rotti milioni di abitanti, ha bisogno di scoperte continue perché ha anche una domanda molto importante. Quindi è difficile per me rispondere su quanto sarà la costanza, la disponibilità costante di gas in eccesso per i prossimi 20 anni. È ovvio che dipende molto da come prosegue, con che tipo di lena, con che tipo di favore da parte dei paesi detentori delle risorse procede lo spazio per continuare a consentire campagne esplorative e creare framework opportuni per lo sviluppo industriale. Ad oggi sicuramente l'Egitto è in quella condizione, Israele pure, gli altri paesi stanno cercando, diciamo, un catch up rispetto ai paesi dell'East Med Basin, però non hanno ancora né la stessa produzione né la stessa disponibilità. Tengo a dire, rispetto a una domanda che in realtà non ha una risposta di carattere, virgolette, ideologico, no? Qual è l'infrastruttura migliore? Il pipe oppure i terminali di, rispettivamente, di liquefazione e di rigassificazione? Le infrastrutture via pipe sono state la regola per oltre 60 anni, cioè fino a che non vi è stata la scoperta tecnologica della possibilità di liquefare il gas, quindi portandolo, diciamo, a bassissime temperature, riducendolo di centinaia di volte il suo volume, rendendolo trasportabile, il gas o veniva consumato nelle vicinanze o veniva disperso, venting, o bruciato, flaring, o aveva bisogno, ma soltanto pochi paesi hanno fatto queste cose, fra cui la Russia, di lunghissime infrastrutture di collegamento, tipo quelle che collegano oggi i giacimenti russi alla rete europea. È plausibile, voglio dire, che nei prossimi anni noi vedremo uno sviluppo di pipe dalla Russia alla Cina, ad esempio, perché vi è un mercato che offre e un mercato che chiede. Ma se uno guarda nella vastità dei paesi che oggi importano gas e nella relativa invece dimensione più piccola dei paesi che lo esportano il gas, è ovvio che scegliere la forma liquida rende, come dire, molto più flessibile il rapporto fra domanda e offerta e rende possibile per chi produce collocare il gas nei mercati che danno il maggior premio. È una legge della concorrenza. Per quanto riguarda il tema dei contratti via pipe, non mi ricordo chi mi ha fatto la domanda, tengo però a sottolineare una cosa, perché questo è un errore che si fa tante volte nel dibattito sull'energia in questi mesi. I contratti di lungo termine, i contratti in genere via tubo di lungo termine, danno garanzia di volume, non danno garanzia di prezzo. Cioè servono, quando si fa un contratto di lungo termine, non casualmente sono spesso chiamati take or pay, ad assicurare da parte di chi produce che è in grado di poter sostenere un investimento nel fare il pipe, nel produrre il gas, perché qualcuno per molto tempo gliela comprerà. E garantisce il compratore che avrà un fornitore che per lungo tempo gli darà questa risorsa. Ma il prezzo non è fisso. E oggi quasi tutti i contratti gas che una volta erano indicizzati al prezzo del petrolio sono quasi tutti in forma o totale o largamente maggioritaria indicizzati al prezzo del LAB, del gas liquido, in generale al TTF olandese.
Quindi, come dire, la garanzia di lungo termine è una garanzia di volume, non è una garanzia di prezzo. Il prezzo segue inesorabilmente le fluttuazioni del mercato, e questa è anche la mia risposta a chi mi chiede ma come andrà il gas nei prossimi anni. Io ricordo molto semplicemente che, essendo questa una commodity globale, questa commodity globale è sottoposta da un lato a, diciamo, i fondamentali di mercato, quanto se ne produce e quanto se ne chiede, ma poi evidentemente è sottoposta a molte altre caratteristiche di disruption, come quella che è avvenuta col Covid e col rimbalzo post-Covid delle economie asiatiche, in un tempo in cui gli investimenti in produzione erano invece rimasti, come dire, più rallentati, ed è oggi esposto a una disruption di carattere geopolitico come quello della guerra russa in Ucraina. Quindi semplicemente 2 anni fa il gas veniva venduto e scambiato nel bacino a un prezzo che era 20 volte inferiore a quello che ci siamo trovati a fronteggiare sul TTF semplicemente un mese fa. Ma questo è tipico delle commodity non soltanto energetiche, ma delle commodity in generale. Per quanto riguarda il tema della qualità del gas che mi è stato chiesto, vorrei essere molto poco tecnico e molto semplice. Mentre il petrolio è soggetto a grandi caratteristiche di variabilità che richiedono poi alle raffinerie di essere settate su questo o su quel tipo di, diciamo, di petrolio per avere prodotti raffinati, il gas, nel momento in cui è trattato subito dopo l'estrazione, quando entra poi nei gasdotti, grosso modo ha quasi sempre le stesse caratteristiche. Voglio dire che nel caso del gas del bacino dell'East Basin parliamo di un metano puro al 99.9, quindi un gas molto puro, ma non diverso da quello russo sostanzialmente, cioè non vi è una diversità di qualità come quella che può essere invece invocata nei mercati petroliferi. Per quanto riguarda il tema della adattabilità, diciamo così, della potenziale pipe al trasporto di idrogeno, sì, questo è un tema che è uscito, mi ricordo, anche negli ultimi anni. Voi sapete che evidentemente le condotte per essere, diciamo, fit per il trasporto di idrogeno devono avere alcune speciali caratteristiche, perché altrimenti la molecola di idrogeno, che è la più leggera, tende in qualche modo a, mi viene da dire, inglobarsi nella struttura che lo trasporta, e quindi in qualche modo non a disperdersi ma a inserirsi dentro le molecole del materiale che lo trasporta. Tecnicamente è possibile farlo, ovviamente la roba, questa cosa incide anche evidentemente su un costo, però credo che il tema che riguarda l'idrogeno è un tema più di medio-lungo periodo, nel senso che l'idrogeno poi, che lo si produca col gas bruciandolo e catturando la CO2, quindi il cosiddetto idrogeno blu, o che lo si produca da rinnovabili, il cosiddetto idrogeno verde, come dire, ha bisogno a monte, cioè nei paesi che si immagina di coinvolgere, di una capacità produttiva che oggi non esiste né in un senso né nell'altro. E se penso che l'origine di questo dibattito è capire quanto l'East Med Pipe può contribuire in un momento di crisi energetica di breve e medio periodo, è ovvio che il tema del pipe trasformato in idrogeno dotto non ha niente a che vedere col tipo di crisi che stiamo affrontando in questi mesi e nei prossimi anni a venire. Per quanto riguarda infine per quanto riguarda la domanda sulla, diciamo, la natura dei paesi attraversati potenzialmente dal pipe, ma io sono sincero, questa è una valutazione che non spetta a me, spetta al Parlamento, alla Commissione Esteri, al Governo, però una cosa ci tengo a dirla: noi da quando operiamo nel bacino dell'East Med abbiamo sempre battuto, come dire, una notizia in continuazione con ostinazione, e cioè abituati nella storia europea ad avere avuto conflitti combattuti sull'energia, abbiamo sempre insistito sul fatto che in questo bacino l'energia poteva diventare uno strumento di cooperazione e non di divisione. E la storia di successo, ripeto, fra Israele ed Egitto è la storia di una risorsa condivisa, sia sotto forma di elettricità che di molecole, che, o di forniture di Israele alla Giordania, è una storia di energia condivisa. Quindi, come dire, non mi interessa in questo momento giudicare a priori la natura dei paesi attraversati da un'infrastruttura. Ci tengo a sottolineare che, abituati da decenni di dibattiti in cui ogni guerra, ogni conflitto veniva spiegato con una motivazione energetica, quella è una storia in cui l'energia invece, certo, apre delle dispute ancora, ma ha unito e avvicinato alcuni paesi. E non è un caso che l'esperienza dell'East Med Gas Forum, che è stato fortemente voluto dall'Italia alcuni anni fa, vede oggi non soltanto i paesi del bacino, quasi tutti partecipanti all'East Med Gas Forum, ma ha visto anche un interesse da parte di altri paesi, penso alla Francia, penso agli Stati Uniti, penso agli Emirati,
che ravvisano in questa piattaforma di cooperazione energetica una piattaforma utile in cui stare. Stare esattamente perché favorisce l'integrazione regionale. Per quanto infine, e credo sia davvero infine, riguardano le due domande che vi sono state, diciamo, extra ordine del giorno, quindi Russia e contratti, sì, sono notizie note. L'Italia è legata da contratti di fornitura con Gazprom al momento con scadenza fino al 2036. Non sono i contratti più lunghi oggi in essere, ci sono contratti tedeschi, penso che abbiano una scadenza addirittura superiore, più lontana di quella, fino al 2040. Le quantità sono quelle che sono state sempre, diciamo, già raccontate dai giornali. Grosso modo l'Italia ha una quantità di approvvigionamento pari a circa 30 miliardi di metri cubi annui, di cui circa 23 in quota ENI. Per quanto riguarda il tema dei pagamenti, noi siamo da settimane in strettissimo raccordo sia con la Commissione europea e con il governo italiano. Evidentemente abbiamo anche negli ultimi giorni valutato assieme al governo italiano tutte le novità che escono dalla Commissione in termini di interpretazione delle norme esistenti e di sviluppo di sanzioni possibili, ed è sulla base di questo raccordo con il governo e con la Commissione che nelle prossime ore e nei prossimi giorni prenderemo decisioni compliant con il quadro sanzionatorio esistente. Perfetto, grazie Pistelli di queste risposte molto precise e dettagliate. E credo che possiamo considerare esaurita l'audizione. A nome anche della Presidente Nardi ringrazio l'Apo Pistelli e chiudiamo la seduta. Grazie.